La scelta di non rispondere ieri alle domande degli inquirenti di Catanzaro è dovuta a cosa? Beh, è una scelta sofferta perché noi eravamo andati lì per rispondere. Quando però ci siamo resi conto, nel momento in cui inizialmente ci sono stati presentati le accuse, peraltro infondate, che i fatti che ci venivano contestati erano stati asseritamente commessi a Savona, non abbiamo potuto fare a meno di contestare la competenza per territorio. Francamente non si vede cosa c'entri la procura di Catanzaro e quindi è stata una scelta necessitata, perché forse se i cittadini riflettono su questo, diciamo, la legalità di un procedimento penale è anche attraverso l'esercizio delle indagini da parte di una magistratura che sia competente, insomma. E quindi abbiamo fatto questa scelta, insomma. Tra l'altro, diciamo, non è che abbiamo apprezzato molto che ci sia stata in apertura di indagini una conferenza stampa della Procura della Repubblica in cui dava i fatti già per assodati, il che non è assolutamente, e li dava per assodati ancora prima di aver sentito, diciamo così, la persona o le persone accusate. Questo non è un bel segnale. È vero che la Procura della Repubblica rappresenta l'accusa, per carità, però diciamo che si può anche sentire prima l'altra campana prima di fare affermazioni in una conferenza stampa. Se a questo si aggiunge che veniamo a scoprire che la competenza per territorio non è corretta, francamente abbiamo fatto questa scelta, ripeto, nostro malgrado. Peraltro abbiamo anche depositato, comunque il presidente Campitelli ha depositato una memoria scritta breve, ma nella quale ribadisce alcuni concetti che sollevano ulteriori perplessità, francamente, sull'inchiesta. Cioè, c'è un riferimento ad un incontro il 30 aprile, quando è dimostrabile, è dimostrato che il presidente Campitelli il 30 aprile non era a Savona, ma era a Teramo. Insomma, si fa riferimento a presunti agganci con dei calciatori del Savona, che però nello stesso capo di incolpazione si dice che non si sa quali siano. Insomma, ci sembra che tutto questo abbia imposto la nostra scelta, diciamo. Però siete tornati da Catanzaro a mani vuote, nel senso che non sapete quali carte ha in mano la Procura di Catanzaro e quali invierà poi alla Procura federale, in pratica. Ma guardi, sì, scusi, finisca. No, prego. No, dico, non sappiamo, nel senso che noi sappiamo, perché il presidente Campitelli è assolutamente tranquillo e trasparente, che non abbiamo fatto nulla. Quindi le cose che può avere in mano, per usare il linguaggio che sta usando lei, la Procura di Catanzaro, sono cose che ipoteticamente, non lo so, riguardano altri, certamente non possono riguardare il presidente Campitelli.